Salve brava gente, così qua ritrovate su The Strong Empire. Oggi non c'è neppure il cartoncino davanti. Ma quanto finirà risparmio sto canale? No, la verità è che adesso non sono a casa mia Osaka, per cui non c'ho il solito cartoncino, scusatemi, ma parte così alla Carlona, mi scuso con chi si chiama Carlona, il mio video. E oggi vi vado a presentare un item nuovissimo. Della serie Chogokin, lo XL15 Spaceship, da 2 Lightyear, che è uno spin-off Disney con uno dei protagonisti di Toy Story. Chi mi conosce sa benissimo che io ho un amore viscerale per la Disney. Una delle cose che mi sta più simpatica a questo mondo è strano che io recensisca qualcosa che derivi da quell'universo, però va detto che il design di questa astronave mi ricorda tantissimo alcuni videogiochi che giocavo veramente negli anni 80, shooting. E poi aspetta, mi fa ricordare, mi viene in mente anche, non so perché, Wing Commander, eccetera. Ma comunque, per chi ha avuto una vita videoludica molto movimentata fino al XX secolo, ovviamente è qualcosa di sente nostalgico. Per cui me l'hanno tirato dietro, sinceramente, l'avrò preso per 35-40 euro. Allora direi che possiamo anche andare ad aprire. Devo dire che i video fatti senza inframmentare ogni volta le varie sezioni del video col logo di Destructor è più facile quando le devi mettere insieme i vari pezzi, perché non so perché mi prende sempre come immagine della parte sempre il logo di Destructor, per cui non so mai quale parte è, qual è quell'altra. Cioè 15-16 video che vengono riconosciuti dal mio programma di montaggio, sempre con quel frame lì, per cui, ma qual è? Vabbè. Però comunque quando ritorno a Osaka ricomincerò nel vecchio stile, eh? Sarà una rottura di scatole, ma mi piace così. Benissimo, andiamo con averci la nostra scatola, l'abbiamo già vista prima, e adesso direi andiamo ad aprire la nostra scatola. Comunque è cartone bello solido, eh? Veramente bello bello solido. Mi hanno fregato il contenuto. Eh no, invece no, perché l'avevo già tirato via tirato fuori per la parte in giapponese. Scusatemi, ma oggi faccio veramente il pigro, ma non rifaccio la solita scena, perché consentitemelo. Adesso vediamo cosa troviamo dentro. Troviamo dentro questa mega astronave che è in metallo, sembra veramente i vecchi, vecchissimi Shinsei Kigokin della Aoshima e Mazinkaiser, eccetera, che non sono solamente dei pezzi di metallo. Li ritiravi in testa qualcuno e lo facevi veramente secco. E lì siamo a livelli simili, eh? Le tre landing gear, tre personaggi qua così, figure piccoline. Due missiletti qua così e la basetta con il simbolo, se non sbaglio, dei Marines spaziali, non so cosa sia quello dovrebbe avere sulla spalla, se non sbaglio, il protagonista, ma intendendomene poco. Ok, adesso direi che possiamo provare a cominciare a tirare fuori e vedere un po' il coso. Libretto di istruzioni è una roba in sci. Ecco, quello che mi fa però un po' incavolare, oltre a mettere dei libretti di istruzioni, fogli di istruzioni, vabbè, è un pezzo semplice, va detto, che le landing gear vanno inserite ogni volta, cioè non sono retrattili. Questo per una figura che sembra molto semplice, insomma, ecco. Allora andiamoci a vedere ancora un po' più da vicino questa bella basetta in nero luccicante col logo qua così, con scritto Chogokin qua sopra, bella, e dietro è così. Ecco,
molto molto simile, simile, sì. Ciao, molto semplice, molto spartana. Poi andiamo a vedere il nostro braccio della vasetta, che è il solito braccio per queste figure di certe dimensioni, che ha varie possibilità di estensione, regolazione del braccio, pendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, le conosciamo già, per cui. E poi adesso andiamo a vederci i nostri componenti, che sono ben pochi. Abbiamo il protagonista seduto così in fase comando, scusatemi, ma il massimo di messa a fuoco della mia macchina è questo, del mio smartphone è questo per il momento. E così, ben fatto. Poi abbiamo anche il protagonista in piedi. Questo qua ho visto solamente Toy Story, però riprende molto. E poi questo tizio qua, che non ha più pallida idea di cosa sia, chi sia, che sembra un po' un cattivone, perché dovrebbe starmi simpatico, ma non si sa chi sia. Bella, interessante come figura. Il problema è che assolutamente non si muove. Le tre figure sono tutte statiche. Va bene anche perché così ci sta benissimo, però una figura di queste dimensioni potevano anche qualche movimento basilare poteva essere messo, ma non è estremamente necessario. Poi abbiamo le landing gear, che sono queste, questa per sono le ruote posteriori, mentre questa qua più piccolina è il landing gear anteriore. Peccato, ripeto, che non siano estraibili. E poi abbiamo questi due missiletti, questi veramente attenzione a non perderli. Sono due, ok. Babini. Andiamo a gustarci il nostro caccia interstellare da vicino. E ragazzi, è una libidine, perché è veramente metallo puro. Metallo, metallo puro. Sembra veramente di avere in mano gli Aoshima dei tempi d'oro. Mamma mia, che bello. Gimmick, niente. Anche qua i reattori dietro non hanno gimmick particolari, anche se sono fatti davvero molto bene. Bello. E anche particolari ce ne sono, eh. È molto semplice come design, ma i suoi bei particolari ce li ha. Ben fatto davvero come design, mi piace, mi intrippa. Poi si può aprire qua l'abitacolo, l'unica gimmick che ha, se vogliamo, è questa. Vediamo che ha anche tutti i caratteri spaziali scritti qua così. Minchia, carattere spaziale scritti qua così. E poi, eh sì, il mio smartphone sfigato, più di tanto non riesce a mettere a fuoco. Cazzo, sono. E peggio di me, cacchio, io sono già presbite in una maniera allucinante, e questo mi viene dietro. Vediamo che c'è la cloche di comando qua, quella lì in mezzo, il pannello dei comandi, eccetera. Bello, bello davvero, veramente. Impressionante. Mi piace tantissimo questo design. Sembra veramente uscito da Battlestar Galactica un po' dagli shooting game veramente degli anni 80. Ma che figata. Anche pesante. Non ho qua la pesa, ma sono tornati i tempi che se gli lanciate addosso il vostro Chogokin potete devastare un ladro che vi sta entrando in casa. Attenti che vi mettono dentro per. Se lanciate in testa uno di questi. Abuso di difesa personale. Se invece la lanciate contro il Dorghiran oppure dal drago spaziale, perché è grosso, oppure dei Soul of Chogokin più recenti di Bandai, non è accesso di abuso di difesa personale, quelli state tranquilli. Eccoci qua, brava gente, col nostro caccia stellare che sta venendo girellato. È comunque bello, bello da tenere in mano, veramente da soddisfazione. Gimmick zero per i toys che butta fuori Bandai in questi anni, cioè dove la giocabilità è una componente importante. Questo va completamente in un'altra direzione, perché lo scalp, il
la presenza, la quantità pazzesca di metallo, anzi vedete quanto metallo c'ha, e qua segnato nella scatola, la parte in verde sono tutti in metallo, cioè sono veramente i vecchi Shinseki Gokin della Aoshima, cioè praticamente tutto metallo. Belli, belli, ben fatto. Adesso vediamo, ho messo anche vicino anche le altre due figure, abbiamo il protagonista sia fuori che dentro, non che sia molto realistico, però veramente è un bel toys. Poco da dire, a me piace parecchio, per quello che anche l'ho pagato devo dire che sono soddisfatto, non so assolutamente in che contesto potrei metterlo in teca, ma comunque sono quelle cose che rimetti in 4x48 anche in scatola però, Adesso andiamo a vedercene ancora un po' di più. E adesso vorrei parlare dell'omino nell'abitacolo. Perché prima di andare a vederlo volevo presentarvi insieme al protagonista in versione in piedi, che non si muove, per cui nell'abitacolo non può essere messo, con uno dei nostri amichetti di Anauti. Vedete che la statura è praticamente i stess, con la differenza che il Anauti si muove e qua la figura del protagonista è ferma. Ok, questo ci fa capire che probabilmente il Anauti, se lo si mette bene, nell'abitacolo ci sta. Ma per prima cosa vediamo il protagonista nell'abitacolo, vediamo che è abbastanza fisso qua dentro, ci sta bene in mano la cloche, del resto, anzi chiudiamo l'abitacolo e vediamo un po' come sono le landing gear. Le landing gear che sono le inserite in dei buchi che non si vedono, dovete tirare fuori delle specie di linguette e vengono fuori dei buchi dove dovete inserire le landing gear. Per cui è un sistema che un po' simula quello che può essere veramente il carrello di atterraggio di un veicolo che vola, però le ruote dentro non ci sono, le dovete mettere voi. Benissimo, poi volevo correggermi un po' perché ho detto che questi potevano essere dei missili, in realtà si vanno a mettere nella parte posteriore delle ali, perché sono delle specie di antenne probabilmente, o delle cose, delle luci che si illuminano per la segnaletica. Benissimo, adesso andiamo direi a provare a mettere il nostro Dianauta qua dentro e vedere se ci effettivamente se ci sale bene o no nell'abitacolo. Lo so, io sono uno dei collezionisti, forse il collezionista più imbranato al mondo, ma di questo ne vado fiero. Perché lo dico più volte, basta che guardate i miei video, se ce la faccio anch'io ce la fate anche voi, ecco, e questo è il punto. Poi quando sono riuscito a trasformare pure io il Gaufeiger, mi sono detto, beh ragazzi, se ce la faccio io, tutte queste voci che si rompono, wow, che si rompe, il Gaufeiger non si rompe, ma il mio smartphone sì, vedete quanto sono imbranato, ce la fate anche voi, ecco, un imbranato così non è riuscito a non rompere il Gaufeiger, per cui messo qua nell'abitacolo, oh, ma ci sta benissimo, anzi devo dire che personalmente, visto che non ho nessuna affezione più di tanto rispetto a questo film, trovo che il Dianauta dentro stia molto meglio del protagonista. L'unica cosa è che bisognerebbe scegliere un Dianauta con una tuta che non sia così uguale, che si confonda così con l'abitacolo, ma una tuta magari verdina o arancione che risalti un po' di più, perché non capiamo dov'è il Dianauta e non capiamo dov'è l'abitacolo, dov'è il colore dell'abitacolo. Va bene così. Ecco, siamo alla fine della mia recensione. Devo dire, è veramente un bel toys. Finirà sicuramente nel destrombot dell'anno, anche perché non è un robot, però veramente piacevole, nonostante a me il cartone animato non mi dica niente, non l'ho mai vista, più di tanto non mi interessa, però come sculpt, come fatto, e per il fatto di essere un blocco di metallo, ho messo gran parte delle gimmick possibili immaginabili, per dare all'utente un blocco di metallo, è un qualcosa che mi piace, un po' estrema come soluzione, ma mi piace. Devo dirgli che un voto, anche prestazioni, qualità, eccetera, per quello che l'ho pagato io, non per il prezzo di base, sicuramente un 8,5 glielo do. Fosse stato il prezzo di base, sarebbe stato un po' meno. E devo dire che se fosse stato un'astronave di un
cartone animato, un qualcosa che a me piace molto, forse avrei preso anche un 9. Questo personalmente come provenienza non mi dice nulla, per quello che sono fermo all'8,5, ma già un gran bel voto. E allora direi che finisce qua la mia recensione, ci vediamo sui prossimi video di Destro Empire. Ciao ciao brava gente!